interviste impossibili. Alberto Arbasino incontra Ludwig II di Baviera. Nessuno? È in casa, Sua Maestà? Sua Maestà Ludwig II di Baviera. Sì, sì, si sente che abita qui. Sta riposando. Prego, prego, non disturbate. Prego, non disturbate. Prego, non disturbate. Che cosa c'è? Sarebbe per la solita intervista con la storia, maestà. Ah sì, è già mezzanotte. Purché non accenda la luce, si accomodi su quel cigno, non rompa le uova di struzzo. E attento agli obelischi. È comodo? Se preferisce la renna non faccia complimenti. Mi dica pure. Maestà, ella è stata sempre giudicata monarca da fiaba. Le pare poco, scusi, nella seconda metà dell'Ottocento, mentre il naturalismo trionfa e il positivismo impazza nell'epoca di Darwin, di Carlo Marx, del dottor Pasteur, di Josué Carducci. Mi scusi, ma l'ha fatto apposta o ci è arrivato così? Le pare proprio che a certi risultati si arrivi così per caso. Bisogna calcolare, programmare, sgobbare. Guardi per esempio Walt Disney. Quello di Topolino e Biancaneve? È di Disneyland, si capisce. È sempre stato il mio punto costante di riferimento ideale, il modello più alto e sublime da raggiungere, l'obiettivo di tutta la mia vita e la mia carriera. E il mio buon popolo, devo proprio dire, l'ha sempre capito benissimo. Mi adorava prima e mi venera adesso. Sono sempre stato una leggenda.
Vado invece un po' a sentire che cosa pensano di mio cugino Guglielmo II. Beh, ma però a suo cugino Francesco Giuseppe i suoi austriaci hanno sempre voluto un gran bene. Si capisce, lui faceva la parte del buon papà che lavora in ufficio tutto il giorno e non si prende mai un minuto di svago e si toglie il pan di bocca. E più tardi faceva il bravo nonnino che si alza presto la mattina e va a letto tardi la sera e risparmia sui pennini in favore dei suoi nipotini primi della classe. Ma lì non apra neanche bocca, mi lasci dire subito, come hanno sbagliato i Lombardi e i Veneti a non volerne più sapere. Ma come? Avevano lì un'amministrazione austriaca perfetta, funzionava tutto perfettamente, tutto in orario, senza bisogno del duce, senza un granello di polvere, dalle scuole alle poste, agli ospedali, ai tribunali, ai musei, e loro vanno a fare queste guerre sconsiderate e capricciose contro la patria di Mozart, di Beethoven, di Schubert, perché già sarebbero i crudeli oppressori Mozart e Beethoven e Schubert, no? Per poi cosa? Per mettersi con chi? Con la patria di O Sole Mio e di Roma non fa la stupida stasera. Sono rimasti almeno contenti, poi nel cambio si trovano bene. Sai, io non sono più al corrente, non frequentano, non so. Ah, almeno per quello che risulta i milanesi sono felicissimi di dare una mano ai romani, ai napoletani, ai siciliani, anche ai sardi, in quanto ai veneziani mai stati così bene, i triestini poi... Fatti vostri, mi compiaccio, mi felicito. Io so soltanto che in quella ridicola guerra del 1866 la Baviera ha fatto bene ad allearsi con l'Austria. Ha presente quella guerra pazzesca, dove voi avete perso tutte quelle battaglie, Custoza e Lissa, che è stata l'ultima battaglia navale fra italiani e italiani, perché naturalmente nella flotta italiana c'erano i genovesi e i napoletani, ma in quella austriaca erano tutti veneziani e triestini, di marinai a Vienna si sa che non ce n'è, e sulle Alpi anche meno. Però poi alla fine vi è toccato tutto il Veneto perché la vostra alleata, l'orrenda Prussia, ha vinto la guerra anche per voi. Allearsi con la Prussia, brutta cosa, ma faccio apposta a ritirar fuori tutte quelle vecchie storie dimenticate e subito, proprio per spiegare quanti calcoli politici saggi c'erano dietro le cosiddette follie del monarca da fiaba. Già, nel 66 l'Italia si era proprio alleata, sì. Con Bismarck. Vergogna, per togliere il Veneto alla patria di Bruckner e di Mahler e attaccarlo alla patria di Puccini e Mascagni, come del resto nel 1915 grande guerra sempre contro la patria di Richard Strauss e di Hofmannsthal e di Klimt e di Schoenberg e di Musil e di Kafka e del dottor Freud. E perché? Perché Trieste, che era l'unico porto di tutta l'Europa centrale, diventasse finalmente uno fra i tanti porti mezzo disoccupati di tutta la penisola. Contenti voi. Però noi in Italia adesso stiamo portando avanti e indietro il discorso, stiamo facendo le regioni. E allora tanto valeva tenersi il regno del Piemonte e quello di Napoli, il Granducato di Toscana e gli stati pontifici, e soprattutto i ducati di Parma e di Modena, sarebbe tutto molto più carino e i cittadini sarebbero molto più contenti. Ma perché non si guarda un po' in casa in Germania? Oh, pardon, non cominciamo a confondere tutta la Germania con la mia Baviera, sono due cose molto diverse, andiamo, e l'abbiamo sempre sostenuto. Cosa crede? Bismarck e la Prussia. Io ho sempre cercato di ostacolarli perché si capiva subito dove si andava a finire, prima Guglielmo II e poi naturalmente Hitler. E tutto questo mito spaventoso e deplorevole della grande Germania, niente di più volgare. Ne è vero, mentre la Germania, se si pensa, è sempre stata un paese deliziosissimo, solo finché è stata divisa in tanti e poi tanti principati rococò. E del resto provate ancora oggi a fare gli spiritosi e dire per esempio a un bavarese voi tedeschi. Provate, provate, vedrete quante botte. E poi insomma tutta la nostra politica bavarese nell'Ottocento è sempre stata quella di non andare mai d'accordo con la Prussia. Siete voi italiani che vi alleate con la Prussia. E vi pare carino? Noi invece tentavamo sempre di allearci con degli altri regni piccoli, ma simpatici. L'Hannover, la Sassonia, quindi Dresda, e il Württemberg. E quindi Stoccarda, Volkswagen, Mercedes, a presente... Ma sì, la capitale della Porsche, andiamo. Poi però, disgraziatamente, no?
Può ben dirlo, al tempo della guerra del 70 della Prussia contro la Francia, una cosa spaventosa, Kant contro Voltaire. Ma le pare il caso, Hegel contro Rousseau, da arrossire. Insomma, si figuri lei che voglia fare una guerra inutile e cretina e per di più autolesionistica contro la patria dei miei adorati Luigi XIV, XV e XVI, insieme a quell'orribile Bismarck che ci aveva appena sconfitti anche per colpa vostra, appena 4 anni prima. Ma allora scusi, vero, ma se lei di Baviera era lei, chi è che l'ha dichiarata? Ho fatto di tutto per oppormi. E sa come, facevo lo strano, facevo il vago. Tiravo in lungo facendo il principe azzurro delle fiabe dei fratelli Grimm. Molte slitte, molte fiaccolate sulla neve, molti fasci di gigli e di gardenie buttati così per ridere nelle capanne dei boscaioli addormentati. Passavo delle settimane intere nei miei bei castelli senza farmi vedere da nessuno, se non da qualche parrucchiere o da qualche guardiacaccia. E questo è perché... Meglio passare per stravagante cervellotico che non avallare una guerra cretina da cui c'è tutto da perdere, ho ragione o no? Va bene, poi? E poi, si sa com'è. Avete pur vissuto qualche cosa di simile anche voi in Italia, no? Fra il 14 ed il 15, se non mi sbaglio. Beh, si sa. Tutti i giornali sono per la guerra, gran comizi di oratori, cretini, entusiasti, che sostengono che la guerra è una gran bella cosa e si fa brutta figura restarne fuori. Dopo un po' anche tutti i miei ministri e i miei parenti, convinti che insomma la Baviera doveva fare per forza questa guerra alla Francia insieme alla Prussia, e mai nessuno che riuscisse a dimostrare il perché. Così entusiasti, emotivi, cretini, partiamo. Ma lei come si difendeva? Contro tutta una classe dirigente, contro tutto un popolo. Bah, niente, facevo sapere ai miei ministri che li trovavo troppo brutti e che non li volevo ricevere se non si travestivano da belli. Per un po' ci sono rimasti male, dicevano anche delle sciocchezze, però si travestivano da Tannhäuser e da Lohengrin, che vergogna. Ma poi hanno cominciato a ricattarmi sugli affetti, hanno cominciato a dire che tutto il mio adorato popolo voleva andare per forza in questa stupida guerra. L'adorato popolo bavarese? Ma, chissà come la pensava. Era preoccupante piuttosto che anche i miei più cari amici parrucchieri e guardiacaccia, e perfino gli attori e i registi e addirittura le soprano. Non c'è più limite, insomma, cominciavano a esaltare Berlino e a trattar male Parigi. Ma che sacchezza. Che cazzo, piuttosto, diciamo pure che cretini. E io allora rimasto lì solo col mio mito di Parigi e con un'antipatia proprio viscerale per tutto ciò che è prussiano e bismarchiano e guglielmino e berlinese. C'era cascato anche il vostro re Umberto I, vero? Insomma, credo di essere rimasto l'unico, l'ultimo a rendermi conto che con quella guerra prussiana noi bavaresi avevamo tutto da perdere e proprio nulla da guadagnare, come poi infatti è successo. E allora? E allora, cosa si può fare? Cosa può fare un sovrano quando si rende conto che tutto, proprio tutto il suo caro popolo vuole una stupidaggine? Gliela si di malavoglia concede. E così, sia ben chiaro, molto controvoglia. Una bella notte sono andato a dormire, ho lasciato fuori a presente come negli hotel la commande del piccolo déjeuner sulla maniglia della camera, a presente, ho lasciato una mia piccola note che diceva... Aspetti, come diceva quella mia piccola nota... diceva «Et bien, on passe cette guerre». Cioè, naturalmente, facciamola pure, questa guerra del... Sì, insomma, in francese ha notato vero quella mia nota. Dato che si trattava di una guerra molto di controvoglia contro la patria di Baudelaire. Peccato soltanto che quel film che avete avuto la compiacenza di dedicarmi recentemente nel vostro paese, a cura... del signor Visconti, mi pare, non si sia curato di raccoglierle. Questa e ben altre finezze. Per esempio cosa? Ah sì, per esempio, niente, l'episodio della soprano. Dunque io avevo fatto costruire a Lindero, nel giardino, questa enorme grotta azzurra artificiale di carta pesta, stupenda. E lì si capisce, le stalattiti e le stalagmiti sono grossissime, nel lago si può navigare, una gondola niente male, niente col suo amorino a prua, il resto a forno.
niente male, niente col suo amorino a prua, il resto a forma di cigno imbottito, volendo tre o quattro persone, per poi andarsi a sedere sullo scoglio della Lorelai, anche quello dorato e riscaldato, si capisce. Lo sfondo com'è? Ah beh, si capisce lo sfondo, è un immenso sipario dove è dipinto il primo atto, appunto, del Tannhäuser, fatto lì in casa, per ridere. E dietro quel sipario la Filarmonica Reale di Monaco, fatta venire su apposta, eseguiva il preludio mentre io navigavo e navigavo sull'acqua azzurra illuminata col mio gelato o col mio spumone. Erano spettacoli di mezzanotte, sì sì. Ma pensava prima o dopo, maestà? Ah, meno male, amico mio, che dice pranzava e non cenava, come dicono sempre quegli ordinari in Italia. Non lo sanno mai quegli ordinari che un soprano chic non cena mai. Pranza soltanto. Ebbene, amico mio, le confesserò che pranzavo prima, in compagnia dei busti di Luigi XVI e di mia cugina Maria Antonietta, comodissimi come commensali, non dicevano mai stupidaggini, andavano e venivano a comando, e se mi arrabbiavo anche un po', li prendevo anche a schiaffi qualche volta. Mi viene da ridere se penso che invece detesto soprattutto gli Hohenzollern. Come la mia mamma, sa come la chiamavo? La vedova del mio predecessore. Ma dicevamo prima, la soprano. Quella noiosa. Cantava la morte di Isotta come sulla gondola, fatta a cinghio. Niente male, devo dire, la gondola. E ad un tratto che non è, ma braccia. Invece di morire. La morte di Isotta. Ma che? E lei, maestà? Che ridere! Che ridere! L'ho buttata nell'acqua, col costume di Isotta e tutto. Ho preso la polmonite, per poco non annega. È ripartita la mattina presto. Ha delle altre lamentele contro quel film, maestà? Non hanno capito il lato più importante. L'applicazione delle risorse tecniche al mondo dei sogni. In ciascuno dei miei castelli, e qui lascio a voi posteri la scelta, è preferibile costruire dei castelli di fiaba che piacciono molto alla gente e oltretutto sono anche un ottimo affare, perché anche se costano cari si ammortizza in pochissimi anni qualunque spesa di costruzione coi biglietti d'ingresso, e quindi il reddito dato dai turisti poi è tutto netto, come a Disneyland, vero? Oppure è preferibile fare questa realpolitik di dementi come Bismarck e come Guglielmo II e come Hitler, tutte le risorse della nazione buttate cretinamente nelle armi e nella guerra con i risultati che poi si vedono, non è vero? Come non detto, dicevamo, nei miei splendidi, meravigliosi castelli, proprio il trionfo del cattivo gusto come piace alla gente, contraddetemi se ci riuscite, dicevamo, il lato più importante è l'applicazione delle risorse tecniche più moderne al mondo dei sogni, più fiabeschi e più Wagner, più Fratelli Grimm. Capito il paragone con Disneyland? Ah, capito, capito, sì. Ecco, in ogni castello le cucine, gli ascensori, i campanelli, il riscaldamento, gli impianti idraulici rappresentano tutto ciò che di più moderno, di più chic, di più alla page si possa immaginare nel 1880, e ci dite poco. Tutti i materiali per rifare il neogotico e il rococò vengono dall'industria. La Grotta Azzurra addirittura è costruita sopra una struttura di cemento armato, solidissimo quindi. È coperta di scaglie d'antimonio per dar l'illusione della roccia. Di fianco c'è una centrale elettrica a 24 dinamo, una delle prime impiantate in Germania, per illuminare l'acqua e far funzionare la cascata. E al posto dei riflettori che proiettano oggi le luci cangianti attraverso quelle gelatine di tutti i colori, c'erano già nel 1880 delle lampade ad arco. Ma le lampadine sott'acqua sono rimaste le stesse. Maestà, ma come mai qualche sconsiderato vi ha mai considerato un eccentrico? Amico mio, eravamo soli ed eravamo dei precursori. Abbiamo avuto nei nostri castelli il primo riscaldamento centrale, ma perfino il nostro amico Wagner, dopo la battaglia di Sadova, era diventato un pangermanista dei più sfrenati. Bismarck, del resto, ha ottenuto il nostro assenso a quella disgraziatissima perché vinta a guerra contro la Francia, soprattutto perché si è offerto di pagare sotto banco il grosso debito per la costruzione dei nostri castelli. Ah, mi dica. Ma visitateli oggi o quando volete, certo, e ditemi un po'. Siamo stati sovente accusati di bizzarria e di sperpero, ma ditemi,
è meglio buttare le risorse nazionali in guerre naziste che danno dispiaceri a tutti e riducono la nazione col di dietro per terra? O non sarà preferibile impiegare una parte di queste risorse costruendo una Disneyland deliziosa, che piace molto alla gente? Non fa male a nessuno, se non al buon gusto più ridicolo, si ammortizza in pochi anni e continua a rendere per il turismo, facendo anche molto bene anche alla nostra bilancia economica. Ecco, non so, dite voi, non capisco, vero? E questa musica che cos'è? Ah, niente, la mia incoronazione. Andiamo pure, la facciamo tutti i giorni. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Alberto Arbasino con Ludwig II di Baviera. Ludwig II di Baviera era Carmelo Bene, regia di Mario Missiroli.